Ciao a tutti, sono Sergio Conti, allenatore di triathlon e di ciclismo. Quello che voglio presentarvi in questo progetto è una serie di proposte allenanti per la corsa, specificatamente nel ciclocross. Oggi andiamo a proporre una seduta particolarmente tecnica, riguarda ovviamente sempre la corsa perché questo è il nostro percorso didattico, ma riguarda esercitazioni molto specifiche. Apparentemente sembrerebbero esercizi non in sintonia con quello che è il nostro sport, che è appunto il ciclocross, ma in realtà sono invece assolutamente utili. Perché? Perché svolgono un'azione pliometrica, quindi abituano i piedi ad essere elastici, reattivi. Insomma, vogliamo costruire un piede intelligente. Tutto ciò perché durante il ciclocross la muscolatura del quadricipite e dell'arto inferiore in genere si affatica e il valore aggiunto a questo punto sarà la reattività dei nostri piedi. Ecco perché piedi intelligenti. Per esercitare i piedi in questo senso abbiamo bisogno di esercizi molto specifici. Tutti esercizi comunque di tecnica di corsa. La calciata dietro, come vediamo, è un'esercitazione nella quale si tiene il ginocchio in basso e si calcia il tallone verso l'alto e serve sempre appunto per dare reattività alla caviglia. Altro esercizio importante è lo skip o corsa a ginocchia alte. In questo caso noi abbiamo la necessità di alzare bene il ginocchio al petto e di stare a busto eretto, lavorando sempre con molta reattività. Lo stesso skip può essere fatto anche con maggior frequenza, quindi tenendo i piedi più bassi, quindi lavorando appunto in frequenza in appoggi molto rapidi. Esercizio principe della pliometria è senz'altro il balzo. Il balzo può essere fatto in varie forme, quindi abbiamo un balzo frontale, oppure dei balzi laterali, oppure ancora dei balzi cambiando direzione a destra e a sinistra. E con questo è tutto, alla prossima!